docente e ho sempre creduto di svolgere il lavoro di insegnante con etica e buonsenso. Ma ora, ascoltando le parole del ministro dell'istruzione, mi sento confuso. Allora mi autodenuncio per quelle volte che ho offerto ad un'intera classe la pizzata di fine anno, per quelle volte che in pigiama sono entrato nelle vostre stanze durante le gite a controllarvi, per quelle volte che ti ho portato di notte in taxi in giro per Praga alla ricerca di un pronto soccorso, per quella volta che ti ho aiutato a dire ai tuoi genitori che eri incinta, senza dimenticare gli inviti a casa mia per le grigliate di fine maturità e i diffusissimi abbracci donati e ricevuti. Io non faccio il docente. Io sono un docente. E quando sei, non lo sei a ore. Lo sei per sempre. Questo era l'estratto di una lettera che un professore ha mandato alla ministra Fedeli. Ce l'abbiamo qui con noi, questo professore, e ci racconta com'è andata. Luigi Rutigliani. Eccoci, che ci hai portato lì? Dopo vedrai, piacere. Sediamoci, ti va di stare qui su questo nudo palco? Certo. Allora, caro Luigi, che è successo? Poi è il modo con cui io sto a scuola, non sto mai così dietro la cattedra, mai. Ah, cioè, state tutti per terra, come gli indiani. No, io in mezzo. Accidenti. Raccontaci un po' che cosa è successo. La ministra Fedeli ha detto i professori non devono avere, allora, rapporti di amicizia. È vietato, cioè, almeno il titolo che avevo letto, che poi ha ispirato questa mia riflessione, che si sarebbe vietato nel nuovo contratto ai docenti di avere un profilo Facebook in contatto nel proprio profilo studenti, e che chi l'avesse avuto sarebbe potuto arrivare anche al licenziamento. Perché secondo la ratio che ha prodotto questa legge era l'ultimo fatto accaduto dove un docente aveva esagerato, abusato vergognosamente dei rapporti nei confronti di alcuni allievi che avevano in lui riposto fiducia. E tu però a questa regola non sei d'accordo, hai scritto questa lettera. Allora, io quando scrivo così ispirato lo faccio in maniera un po' provocatoria. È ovvio che sono d'accordo che si debbano mettere, come dire, una sorta di, non di paletti, perché il paletto è sempre restrittivo, ma di elencare, aiutare a arrivare al buon senso nel poter stabilire un rapporto con i propri allievi. Però io dico una cosa, e lo diceva Don Bosco, cioè io riporto quello che dice lui: l'educazione è cosa di cuore. E quando c'è il cuore coinvolto in un processo educativo è l'elemento più coinvolto. E quando c'è il cuore coinvolto non puoi mettere un freno. Nel senso, non puoi essere o pensarti semplicemente formatore. Entri in classe, fai la tua lezione, prendi e te ne vai. Tu hai davanti delle persone. Io dico sempre che il mio allievo è un volto, non un voto. E con me sono tanti docenti a pensare che guardando quelle persone noi abbiamo a che fare con delle storie, ognuno con la sua. È difficile in una classe numerosa riuscire a seguire, però Pennacchi diceva questa cosa: almeno nel momento in cui fai l'appello dedica qualche secondo guardando nel volto, negli occhi, un ragazzo per capire come sta. E come l'ha presa la ministra? Ah, non lo so, non mi ha risposto. Adesso magari con la visibilità, la lettera è andata un po' in giro in tutta Italia, con mia sorpresa, e ho ricevuto tanti attestati, non di stima, che quella non serve, ma di condivisione. Cioè di condivisione nel modo di pensare al ruolo del docente come un educatore, cioè una persona che accompagna, non è semplicemente uno che trasmette delle nozioni. Qualcuno mi ha scritto, perché tanti mi hanno scritto condividendo questa mia riflessione, qualcun altro ha detto: no, ma gli insegnanti non possono diventare amiconi. Ecco, io non sono un amicone. Ho presente alcuni allievi che mi dicono che sono un professore severo, ma che sa voler bene. Cioè, nel momento in cui una ragazza, ricordo in particolare, dice: l'unico che ha creduto in me anche quando non ci credevo più io in me. E questo come hai potuto farlo se non amando la persona che è davanti? Don Bosco diceva questo. Don Bosco diceva proprio questo, cioè di essere persone che sanno amare, perché poi quando ami, che tu sia un genitore, che tu sia anche un medico, cioè quando fai qualcosa con passione, il ragazzo è la prima cosa che coglie, che tu sei appassionato di quello che fai. Devi essere appassionato di quello che fai, delle persone con cui lo fai, perché se non ci sono questi due elementi
non passa niente. Grazie Luigi. Prego. Grazie. E adesso voglio sentire cosa è santo per te. Cosa è santo per me? Sì. Ok, vado subito. Per me sono santi quei professori che non smettono di camminare al fianco dei giovani, che scelgono di non abbandonarli anche quando vengono feriti nel corpo o nello spirito, perché sanno che solo l'amore può trasformarli. E sono santi quelli che credono che in ogni giovane, anche il più disgraziato, c'è un punto accessibile al bene, che è il dovere primo dell'educatore, è proprio quello di cercare questo punto, questa corda sensibile, e per poi trarne profitto. Grazie Luigi, grazie, torna a trovarci. Che cosa ci consegna questa bellissima puntata e questo simbolo che non è solo una biografia? Don Bosco è un simbolo di cos'è l'umanità e di cos'è l'umanità nella modernità, per quello arriva fino a noi. Ci consegna che un rapporto con la realtà richiede di farci provocare dalla realtà. Don Bosco è stato uno provocato dalla realtà, chiamato dalla realtà, strappato dalla realtà, dalla sua realtà familiare. Era rimasto orfano, abbiamo appena sentito un'altra. E quando è stato accompagnato in carcere da qualcuno che gli ha detto: guarda quella realtà, ascolta quella realtà. Essere provocato l'ha fatto diventare un sano provocatore. Un educatore è contemporaneamente una persona provocata dalla realtà e uno che sa provocare dalla realtà. L'altro passaggio fondamentale è che Don Bosco è stato un convocato, non solo provocato, convocato. Certo, senti quelle cose, senti quelle, i sogni, no? Che poi diventavano sogni. Freud ci avrebbe detto dopo nel Novecento la dinamica per cui poi sognava Don Bosco. Ma al di là di Freud, che ci dice come funziona l'inconscio, scopriamo che lui si è sentito convocato lui, non solo provocato, convocato lui, ti tocca a te. Cosa che un padre prova immediatamente rispetto a un figlio. Resta deficiente per molto tempo, è Giovanni un padre, sta sereno. Si diventa padre dopo 10 o 15 anni, di dure prove. Una madre è madre subito, un padre no. Perché bisogna diventare degni di essere padri. Non si è padri per biologia. A differenza di una madre che è madre biologicamente, un padre non è padre perché ha messo al mondo un figlio biologicamente. Non c'è questo automatismo. Lo dimostrano tante cose della cronaca. È sentirsi convocati. E cosa fa poi Don Bosco? Convoca. Quindi provocato provoca, convocato convoca. Ed è molto bello, questo è un aspetto dell'educazione secondo me bellissimo. Chi educa genera sempre una congregazione, formale, informale, genera sempre una comunità, appunto perché si sente deficiente, mancante. Chi educa non può educare da solo, si educa sempre con gli altri, convochi sempre qualcuno. Addirittura i ragazzi di Don Bosco sono diventati parte determinante della sua congregazione. I ragazzi sfigati diventano i preti salesiani. Cosa vuol dire questo oggi? Vuol dire che c'è molto da fare con i ragazzi e con i giovani, non solo per i ragazzi e per i giovani. C'è molto da fare delle famiglie tra di loro. Dobbiamo darci una mano tra le famiglie. Siamo tutti handicappati, capite, nei nostri piccoli appartamenti. Mentre insieme possiamo riuscire a generare una piccola congregazione simbolica per educare i nostri figli. Ma poi fa una cosa importante, è stata detta tante volte sotto traccia, e non è una cosa marginale. Don Bosco, invocato, invoca, prega. Ma non dice le preghiere, prega. Quando faceva le cose con le palline, teneva il bastone, pregava. Cioè
inventava lì, creava lì la realtà che faceva crescere spiritualmente se stesso e gli altri. Pregare è essere preghiera, non è dire le preghiere. E qui è molto bello, Giovanni l'ha fatto quando ha detto, quando poi i ragazzi pregano per lui e lui è capace di trasformare quelle preghiere esagerate in una relazione che aveva un senso, ma la preghiera è sempre esagerata. Lui è stato salvato da quelle preghiere esagerate. Poi da uomo umilmente ha accettato il limite, non poteva portarlo lui, quella preghiera così grande dei suoi figli. Era costretto lui a limitarle, non è stato buono, è stato cosciente del suo limite. Ecco, mi piacerebbe che era matto come un cavallo, Don Bosco, ma se voi vi studiate Murialdo, Leonardo Murialdo, Don Gnocchi, Don Calabria, tutti fuori, oggi li avrebbero messi veramente in psichiatria, Non sarebbero forse neanche arrivati, perché oggi il sistema è molto rigido. Allora io vorrei lascio me, perché bisogna sempre allenarsi a questa cosa, a, come dire, accettare con gioia l'impossibilità dell'educazione. Oggi educare è impossibile, ma esattamente perché è impossibile che è umano. Perché il possibile lo fanno già tutte le macchine fanno il possibile. L'educazione, che è questo risveglio alla realtà del mistero di ognuno di noi, oggi nel tempo della tecnica è impossibile. Ma ripeto, perché è impossibile ci riguarda. È per quello che l'educazione richiede vocazione. Non è una competenza, non è una procedura, non è un meccanismo dove tu istruisci l'altro. L'educazione è venire al mondo insieme al figlio, figlio in senso esteso, che ami fino in fondo. Io auguro a noi questa pietà, questo senso di compassione, questa sentire la vita ancora così, perché oggi c'è bisogno di adulti che hanno ancora voglia di dare vita alla vita, non di costringere i ragazzi dentro un ruolo, di dare vita alla vita attraverso loro. Grazie mille.